Per la Francia questa è la prima festa dell'Assunta senza la cattedrale di Notre-Dame, record di presenze invece al santuario di Lourdes che attende 27.000 pellegrini. La corrispondente Nicoletta Manzione. Transenne e pannelli di protezione tengono lontani fedeli e turisti. Notre-Dame, per la prima volta da decenni, non può cogliere la celebrazione della messa per l'Assunzione di Maria in cielo. La cattedrale, devastata nell'incendio del 15 aprile scorso, è isolata, lontana da tutto. Non ci saranno preghiere e canti oggi, solo silenzio. Il cantiere è chiuso per le fasi di decontaminazione dalla polvere di piombo. Il Ministero della Cultura teme nuovi crolli dopo l'ondata di calore delle scorse settimane. La fede, la speranza hanno spinto invece migliaia di persone in pellegrinaggio nel santuario di Lourdes. Un afflusso record nella settimana di Ferragosto. Sono arrivate 27.000 persone dalla Francia e da tutto il mondo. In queste ore le cerimonie più significative nella località ai piedi dei Pirenei per omaggiare la Madonna.